Anzi, scusa. No, figurati. Allora, Michela, stavamo dicendo che ci può essere stato un problema via, chiaramente con l'accettazione dell'autorità e le figure maschili sono state quelle che in qualche modo ti hanno portato ad avere le tue prime lotte, diciamo, i tuoi primi combattimenti, perché magari imponevano delle regole, imponevano, poteva essere già il papà, però in generale anche nei rapporti con il sesso maschile ci potrebbe essere questo tipo di problema. Però ricordati che questa è la ferita dell'autoritarismo, che tra l'altro l'abbiamo anche già vista con un'altra persona che è Filomena. Quando vedrai il video di Filomena, magari lo guardi perché c'è qualcosa in comune. Diciamo che per te però è diverso la modalità, perché tutti siamo diversi, e soprattutto dove tu sperimenti questa cosa. Per te questa tensione è fondamentale con il maschile, perché attraverso la ricerca di un riconoscimento da parte del maschile, che è quello che un po' ti manca, cioè ti senti poco apprezzata per le tue doti lavorative, di affermazione sociale, è qualcosa però che fa parte del tuo percorso, perché alla fine, venendo in questo mondo, in questa terra, qui le gerarchie ci sono. Ci sono anche in campo spirituale, però sono basate su elementi diversi, sulla nostra capacità di essere luminosi, quindi è una gerarchia più, se vuoi, facilmente accettabile, no? Perché uno più alto di te è più luminoso di te. Qui invece uno più alto di te potrebbe essere anche uno molto meno luminoso di te, quindi potrebbe essere anche una persona che ha tanto da sistemare, che magari non è in grado di essere autorevole, ma che impone l'autorità con le maniere forti, e questo chiaramente ti fa stare male. Allora, il lavoro però è qualcosa che è stato deciso, questo percorso è stato deciso dalla tua anima, quindi se lo vedi così, non significa che è sbagliata la persona o c'è qualcosa che non va nella situazione. Significa che quella situazione tu inconsciamente l'hai attirata, l'hai creata perché lì per te c'è qualcosa da imparare. Allora, che cosa possiamo imparare in questi casi? La prima cosa che possiamo imparare è che se vogliamo risolvere un problema che ci troviamo di fronte a noi, col maschile, con l'autorità, il primo passo è quello di accettarlo. Perché fino a quando noi sentiremo questa repulsione, no, verso quella situazione o accuseremo gli altri di essere troppo autoritari, o di essere troppo che danno importanza a certe cose che non sono importanti o che non sono abbastanza capaci per essere il nostro capo, per cui magari diciamo, ma come quello deve fare il mio capo, ma ne so più io di lui. E finché stiamo in questo tipo di relazione, di battaglia con questa situazione, noi non evolviamo. Non evolviamo. Perché? Perché stiamo dando la colpa all'altro. Invece in ogni meccanismo, della vita, il modo per superarlo è quello di integrarlo e di amarlo. Quindi noi, in qualche modo, quando ci troviamo qui, dobbiamo dire, ecco, questa è una prova. La mia prova qual è? Avere di fronte qualcuno che mi mostra la sua autorità. Come supero questa prova? La supero capendo che è un messaggio per me e che non è lui cattivo che mi vuole fare qualcosa di male. Allora, il messaggio per me è quello della tua anima. La tua anima vuole che tu in questa vita impari cosa sono i ruoli sociali, ma soprattutto che ti dirigi da una ricerca di progetti fantasmagorici internazionali, che sono quelli che hai già vissuto, che vai nella direzione di una vita privata più semplice, dove tu diventi, se posso dire un termine che non è femminista, ma cerca di capirmi, diventi più mansueta, cioè che ti adegui un po' di più alla società in cui ti devi integrare, perché la tua anima chiede che tu ti integri in questa società, che tu ti integri in queste regole, non che le rifiuti, perché te l'ha detto un uomo. Ok? Allora, l'accettazione è attraverso. Io accetto che ho scelto come anima di capire queste regole, di entrare in questo mondo, in questa società che è fatta così, anche se non sono d'accordo, ma imparo ad amarla perché io sono portatrice di un cambiamento e di un'evoluzione e posso portare questo cambiamento e questa evoluzione solo se io entro nel sistema.
perché da fuori o faccio l'anarchica che gli tiro le bombe, oppure non c'è modo di cambiarlo. Lo posso cambiare da dentro. E per cambiarlo da dentro devo essere parte di questo sistema. Quindi accetto queste regole anche se mi sembrano stupide, accetto questi concetti, cerco di amarli e di fargli sentire che io spiritualmente sono forte e posso quindi amare anche cose che non mi piacciono. Ma che dal punto di vista umano ho bisogno di imparare qualcosa, che è riconoscere l'autorità negli altri e anche in me stesso. Se tu fai bene questo lavoro di amare chi ti dà autorità e cominci a diventare tu più autoritaria, perché l'energia poi si scambia, no? Invece di mettere il muro e il rifiuto di quello che devi diventare, tu puoi diventare autorità. A quel punto lì tu diventi una donna felice, perché la tua autorità si vede, la tua anima è contenta perché hai raggiunto lo scopo di capire di che cosa si tratta e la tua vita si semplifica. In questo c'è anche la missione di andare verso la vita privata, perché in realtà la richiesta non è quella di avere un successo di pubblico sul palco come superstar oppure come una donna che fa carriera internazionale, ma è piuttosto diventare autorità in un luogo più piccolo, più vicino a casa. Tu puoi diventare il sindaco del tuo paese, se vuoi. Hai capito? Non devi diventare la star internazionale. Questo è un po' il concetto. E poi soprattutto c'è il settore verso cui tu ti dirigi, anche quello molto bello della famiglia e dei figli. Io non so, tu sei abbastanza giovane, però se non hai figli, No. è possibile che questo dipenda dal fatto che tu rifiuti un po' questa idea, ti sembra di metterti un po' in gabbia costruendo famiglia, che ci sta perché fa parte dell'ombra di questo tipo di missione, quindi qualcosa che ci spaventa, che diciamo, ma no, vado a sacrificare me stessa così. Ma ti assicuro che ti senti un sacrificio fare i figli. Invece, ti assicuro. Dalla società, da altre donne, quindi ma quasi un po' anche dalla famiglia. Sei condizionata, sì, certo, però tu ricordati che la tua anima vuole questo. E c'è un bellissimo disegno che ti porta lì, per cui tu il giorno che sei pronta, che non è che devi farlo subito, il giorno che sei pronta per questo, anche se azzardo una piccola previsione non richiesta, ma già l'anno prossimo e i prossimi 2 anni saranno già quelli molto buoni in questa direzione. Vabbè. Grazie. Se succede, accoglili con gioia perché sarà un'esperienza per te meravigliosa. Cioè, sarà un'esperienza che dirai: ma perché pensavo fosse così tutto male? E invece mi ritrovo che è la cosa più bella della mia vita. Capisci? Bello. Ecco, quindi sposta l'autorità e diventi autorità come mamma, diventi autorità come compagna, diventi autorità sindaco del tuo paese. È vero che tu hai questi sogni molto di viaggio, di stare fuori, di andare via, di stare via. L'hai Di fatto, però. vedere il mondo. L'hai già fatto nella tua vita? Però solo in Europa, fuori dall'Europa no. sei riuscita un po'. E senti questo stare in viaggio come stare a casa, vero? Come essere nel tuo ambiente, Come? stare a casa, a stare in viaggio per te è come stare nel tuo ambiente. Ci sono dei momenti in cui mi piace molto stare in casa, sono anche una Anche. solitaria, però ci sono invece degli altri momenti in cui ho bisogno dei momenti di fuga, di cambiare aria, di vedere cose nuove perché magari mi stimola, o vedere, conoscere cose nuove, quella è una cosa che E mi quando. entusiasma. Sì, certo, quello però ricordati che è il tuo passato, non è che non devi viaggiare, però non deve essere una forma di vita, deve essere qualcosa che fai Sì, saltuariamente, non deve essere ho capito cosa intendi, che può essere il viaggio, anche il Vivi. desiderio forse di un viaggio con un compagno, quello. Sì, però se è per vita privata sicuramente va benissimo, perché la direzione è proprio la vita privata e i figli. Ascolta una cosa, ma tu quando mi annuivi sul discorso autorità hai sofferto molto il tema dell'autorità del maschio. Sì, di mio padre. Ah, vedi, ci è arrivato da subito, arriva sempre prima dal genitore, no? Il tema è chiaro. Sì, e poi anche nell'ultima relazione che ho avuto effettivamente aveva un ruolo abbastanza
severo, autoritario. E quindi adesso devi cercartene qualcuno che incominci a da subito a lavorare sull'accettazione del ruolo. Cioè, a te quello che ti può far male è un eccesso di ideologia femminista, perché vuol dire io faccio tutto da sola, se vuoi questa Ecco, relazione di coppia. Ecco, perché io invece. invece mi sembra invece di vivere che devo fare tutto da sola, devo farcela da sola, non devo avere, No, però no, poi no, non è così. sono L'idea sfinita. è quella di andare verso l'altro, di aprirti all'altro, no? E di aprirti però accettandolo anche nei suoi difetti, perché per costruire una relazione di coppia chiaramente bisogna venirsi incontro. Ma l'obiettivo vero non è tanto la relazione di coppia, nella quale vedo da altre situazioni che ci possono essere delle difficoltà, anche lì c'è un karma particolare, ci sono delle cose che si potrebbero analizzare meglio, adesso non è il momento, ma l'idea è proprio però che l'obiettivo più che la coppia in sé è proprio la creatività, la creazione, e la prima modalità di creazione ovviamente è quella di creare dei figli, poi se vuoi puoi creare progetti, puoi creare idee, puoi creare la tua creatività professionale, c'è anche quello. Però diciamo che fondamentalmente tu devi diventare un po' la prima ballerina del teatro di questo paese, di questa città, capisci cosa voglio dire? Cioè puoi andare sul palco, devi far vedere la tua autorità, devi avere un ruolo, non è che sei mischiata a tutti gli altri, però in un ambito più ristretto, più vicino, più non da viaggiatrice internazionale, questo te l'ho già Quindi detto. forse anche da vita in una città un po' più di provincia che non in una grande città. Potrebbe, sì, però dipende anche dove tu sei nata. Se sei nata a Cagliari, va bene anche Cagliari, eh? Non è che devi andare via da lì perché devi cercarla più di provincia. Però, No, no, io adesso non vivo a Cagliari, e dove vivi ora? A a Lucca, in Toscana. Lucca, ah, sei in Toscana. Lucca, beh, comunque non è che sei obbligata a stare dove sei nata, questo non è. No, no. Puoi andare dove vuoi. È chiaro che è privilegiata l'Italia perché la direzione è anche di un'energia collegata all'Italia. È molto bello se tu continui a restare in Italia, ti aiuta molto. Puoi andare in una città che vuoi. Non c'è un'indicazione, diciamo, di restringerti di più. L'idea però è di stare in un ambiente privato, di costruire un nido con figli, con avere una tua base, e poi da lì puoi fare quello che vuoi, ma l'obiettivo è costruire quello, cioè se prima fai quello che vuoi e non costruisci mai quello, non va bene. Devi prima costruire quello, poi ti liberi di nuovo, hai capito? Puoi anche essere più libera poi. E qui c'è molto forte appunto il tema dei figli o comunque dell'avere una vita privata, quindi dedicarti anche un po' al divertimento, come se tu in altre vite hai passato troppo tempo a occuparti di responsabilità verso gli altri, di cose da fare, e quindi hai un po', non è tanto un senso di responsabilità quanto un senso di collaborazione con gli altri, di essere in un gruppo che ha degli obiettivi e tutti devono lavorare per l'obiettivo, no? Sempre Ok, con un concetto di parità. Questo tu ce l'hai innato, è un talento molto, molto bello. Però l'idea è anche trovare spazio per i tuoi interessi, per la tua vita privata, può essere la lettura, il cinema, quello che vuoi, però essere un po' più su di te e non nel gruppo, ecco. sì, non farmi fagocitare E non dai farti gruppi di fagocitare. lavoro, gruppi. Brava, perché il gruppo ti assorbe, ti nasconde, istintivamente tu ti nascondi dietro al gruppo, non hai tanta voglia di emergere, magari sei di quelli che a scuola non si mette in primo banco, stai un po' dietro. Vero. Però in realtà è importante che tu fai vedere chi sei alla fine di tutto questo, ma per arrivarci devi accettare quelli che ti fanno pesare il loro ruolo, perché lì c'è proprio Ok. l'accettazione del ruolo degli altri, di questa mitica autorità. E passare attraverso il passaggio importante è capire a cosa serve l'autorità, a cosa servono le istituzioni, dargli un valore positivo tuo, anche definito da te, non necessariamente quello che dicono gli altri, no? Però Sì. capire che ha una funzione di conservazione, di mantenimento di qualcosa, e che se siamo tutti liberi, 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 poi alla fine si costruisce poco se c'è solo libertà, no? Invece lì c'è anche un
un modello dove tu ti puoi sentire anche un po' più protetta se entri dentro il sistema, no? Perché il sistema ha dei lati negativi, ma anche dei lati positivi, che chi è dentro viene protetto in qualche modo, no? E quindi l'accettazione di certe regole ti dà un po' di sicurezza anche, no? Un po' di... Che invece la tua anima ha fatto troppe vite dove non c'era questa sicurezza perché privilegiava tutto il resto, no? E magari adesso ha Okay. bisogno di questo, ha bisogno di sentirsi un po' rassicurata e Sì, è vero. è vero. Allora vai, il primo passo è accettare, eh? Accettare, integrare chi ti fa così, prendilo come un insegnante che ti sta facendo vedere dove tu non sei ancora pronta e dove puoi lavorare. Ok, ho capito. Va bene, Grazie. ci basta così allora, va bene, poi se mai ci sentiamo in privato se vuoi raccontare Sì. storie personali, però per il momento penso che hai capito un po' come può essere applicato, poi tu sai dove nella tua vita. Sì, mi torna. Va bene. Grazie, Ciao Viviana. cara, ciao. A presto. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao.